Onorevole Quartapelle, la via italiana all'Africa è il titolo di un convegno promosso dal gruppo del PD. Ecco, perché l'Africa e qual è, può essere il rapporto del nostro paese con questo continente fondamentale per la geopolitica? L'Italia ha molto chiaro, anche solo per ragioni di carattere geografico, che il nostro futuro è ancorato al futuro del continente africano. Le proiezioni demografiche sono forse il dato più significativo, ci dicono che da qui al 2050 la popolazione del continente raddoppierà. Sappiamo dai dati sulla povertà che negli ultimi anni, a partire dal 2000, la povertà in termini assoluti si è ridotta nel continente africano, ma sappiamo anche che è aumentata comunque una situazione di bisogno, di fragilità e di instabilità in tanti di questi paesi. Solo insieme al continente africano, ai paesi, ai cittadini, si possono affrontare alcune delle sfide che sono sfide comuni. Non c'è solo il tema delle migrazioni e della povertà, ma c'è anche tutto il tema della fragilità degli stati, del contrasto al terrorismo, della stabilizzazione di vaste parti del continente. Ci sono le sfide ambientali ed è per questo che noi oggi presentiamo una proposta di politiche per rafforzare la nostra presenza in Africa e per rafforzare la nostra capacità di collaborare con i paesi africani per affrontare appunto queste sfide comuni. Poi c'è tutto il problema anche dello sfruttamento economico di tanti paesi africani, in tanti paesi africani da parte di stati terzi, insomma, quindi diciamo una complessità che forse non si verifica in altre aree del pianeta, no? No. Questo sicuramente. Nelle proposte di misure che noi presentiamo oggi alla Camera si affronta anche la questione economica. Abbiamo visto che i paesi africani in questi anni di crisi economica, diciamo del cosiddetto primo mondo, hanno continuato a crescere a tassi tra il 5 e l'8% in media, quindi evidenziando un dinamismo di questi paesi anche dal punto di vista del tema dello sviluppo. Certamente il divario da coprire è altissimo e per cui c'è ancora molto lavoro da fare. L'Africa Act intende presentare una serie di misure che prevedono una partecipazione italiana con un trust fund di Cassa Depositi e Prestiti, una maggiore presenza della nostra agenzia per la cooperazione che è nata con la riforma della cooperazione internazionale della legge 125, affinché i processi di sviluppo del continente africano possano essere da un lato processi di sviluppo più equo e che quindi appunto si rivolgano a tutta la popolazione e dall'altro lato che siano processi di sviluppo che coinvolgano in una partnership anche le imprese italiane con un'idea appunto di mutuo sviluppo e di mutuo aiuto per affrontare alcune delle sfide che sono africane ma sono sfide italiane ed europee.